Immaginate le elezioni amministrative in un comune siciliano ed immaginate che uno dei candidati sindaco registri l'intera campagna elettorale con l'uso anche di telecamere nascoste. Siamo a Palermo, qui pochi giorni fa è stato rieletto sindaco Leoluca Orlando, ma un altro candidato, Ismaele Lavardera, ha registrato per ben 4 mesi tutti gli incontri e le riunioni nelle stanze segrete con i big della politica. L'obiettivo? Quello di realizzare un docufilm. Mi candido a sindaco di questa città. Dalla mia avrò una cordata di forze civiche. Come idea geniale, devo dire, però scorrezza, molto scorrezza. 24enne giornalista, Ismaele ha lavorato fino a pochi mesi fa nella redazione del programma Le Iene su Italia 1. Alle elezioni è stato anche appoggiato da Matteo Salvini e da Giorgia Meloni e ora i più infuriati sono alcuni dei candidati nella sua lista, tenuti per tutto il tempo all'oscuro. Avevo notato qualcosa di strano, sì, però ad essere sincero con te non avrei mai potuto pensare a un complotto organizzato in questa maniera. Si camminava con un cameraman 24 ore su 24. In qualunque momento della sua giornata c'era un cameraman. Ed eccolo l'ideatore di questo Truman Show in salsa palermitana. Intanto una domanda, stai registrando anche adesso? Cioè rischiamo di far parte del tuo film anche noi? Assolutamente sì, sto registrando anche adesso. Sto registrando anche adesso, Silvio. Ma come sarà nata l'idea di un documentario sulle elezioni? Io l'unica forza che avevo rispetto agli altri candidati che hanno una quantità di denaro indescrivibile era raccontare attraverso i social la mia campagna elettorale. Per fare quello ho utilizzato un videomaker che raccontava le mie giornate. Quando entravo nei palazzi del potere, nelle cose che contano, i politici parlano in un certo modo e davanti alla telecamera praticamente dicono tutto il contrario di tutto. Ho detto perché non registrarli e perché poi non raccontare veramente come funzionano le cose. Si dice che tu abbia incontrato Cuffaro, incontrato la maggior parte dei politici siciliani e anche nazionali. Li hai registrati tutti? Li ho registrati tutti. Difficilmente nelle riunioni mi sono sentito chiedere qual è la tua idea per Palermo, che cosa vuoi fare per cambiare Palermo. Erano forse un po' più lesti e veloci a chiedermi che cosa volessi in cambio di qualcos'altro. C'è chi ti ha offerto una poltrona in cambio di voti, praticamente in cambio di appoggio? Sì, le classiche, i classici giochetti della politica. Totò Cuffaro, ex presidente della regione Sicilia, è già condannato a 7 anni di carcere per favoreggiamento alla mafia, è tra le persone registrate dalla Vardera. Non ho avuto nessun dubbio a dargli il consenso a che lui possa utilizzare le mie registrazioni segrete o riservate, può essere utile alla conoscenza, però io penso che non è eticamente corretto entrare dentro la casa delle persone e a loro insaputa registrarle. Qualcuno potrebbe dire, certo, che sentire Cuffaro fare la morale di etica fa un po' pensare. Ma io non sto facendo nessuna morale a nessuno. Dico che non è eticamente corretto senza nessuna morale. Verrebbe da dire che alla fine va fregato a tutti. Beh, devo dire che io sotto questo punto di vista sono un fessacchiotto. A me non crea nessun problema, però penso che qualche problema agli altri lo creerà. Fabrizio Ferrandelli è un altro ex candidato sindaco di Palermo, anche lui registrato di nascosto durante la campagna elettorale. Chi ha da temere ha da temere, chi non ha da temere racconterà come funziona il mondo della politica. Lei da queste registrazioni teme qualcosa? Assolutamente no. Firmato la liberatoria lei? Non ho firmato la liberatoria, se non nella misura è venuta a chiederla. Se lui riporta fedelmente, integralmente la mia discussione, sicuramente non mancherà la mia liberatoria. Cosa verrà fuori da questo documentario? Verrà uno spaccato di vita vera, uno spaccato di vita vera che racconta semplicemente che molto spesso la politica davanti alle telecamere palesi è sorridente, è libera, è reale, ma molto spesso, ahimè purtroppo, dentro delle stanze chiuse c'è ben altro.